Buongiorno Viviana, è tanto che non ci vediamo, mi fa molto piacere fare questa intervista anche perché tu sei una delle persone più dirette e schiette in azienda, che è una cosa che io apprezzo moltissimo. Come stai? Bene, bene, ciao. Tu tutto bene? Sì, sono stati mesi, per quanto sedentari, molto impegnativi, molto proattivi, diciamo. Abbastanza. Però dai, ci sono cioè, secondo me è anche un po' servito a riavvicinarsi a certi affetti che magari prima. Sì, anch'io credo di essere diventato più umano in questi mesi, meno macchina e più umano. Che fosse un bene nel mio caso, che sono così nerd. tu sei il responsabile Oceania, diciamo Australia e Pacifico in Volo Online. Da che anno lavori in azienda? Dal 2014 eravamo ancora in via Plinio. E vieni da un lungo percorso professionale, nel senso che hai lavorato in diversi tour operator, in agenzie e quant'altro. Diciamo, non sei di primo pelo come. Sono più di 20 anni oramai. Beh, l'altro giorno un collega mi ha detto: guarda che gli astronauti non sono mai giovani. Per mandarti nello spazio devi avere una certa esperienza. Diciamo che sei anche te un astronauta. Non. Ci sono quasi a prendere il diploma. Perfetto. Com'è passato questi mesi di lockdown? Bene, cioè bene nel senso che comunque mi è servito per godermi la casa, per riscoprire anche i miei genitori, ammetto. Beh, sono tutti Perché importanti. sempre di corsa, sempre le visite, sì, ci sentiamo al telefono, invece, insomma, videochiamate, il fatto di sentirsi tutti i giorni ci ha stretto ancora più di prima, ecco, non nella fretta, finalmente. E in termini professionali, tu è un'area particolare la tua, come è stata vissuta? È un'area molto particolare che necessita da parte delle persone appunto di investimenti non solo in termini economici ma anche di tempo per arrivarci, tempo per poterla visitare in modo decente e quindi è un investimento a 360 gradi, contando che la maggior parte dei clienti finali nostri sono comunque viaggi di nozze. È stato cioè è ancora perché cioè ci sono pratiche ancora in pending di gente che si sposerà chissà quando l'anno prossimo. E bisogna rivedere il tutto, attenzione alle compagnie, alle policy, un po' di cioè devi cercare di incastrare il tutto al meglio, soprattutto dando fiducia alle agenzie, dando supporto. Confrontandosi in modo che il cliente si senta tranquillizzato, perché soprattutto anche dal punto di vista economico, c'è sempre un po' lo spauracchio, no? Che fine fanno i miei soldi, che cosa succederà? E niente, negli ultimi tempi ho passato un bel po' di ore al telefono, tante, però è stato anche costruttivo, nel senso che ho trovato. Cioè le controparti con cui parlavo comunque estremamente in gamba e soprattutto estremamente collaborative. Quindi insieme, pian piano, pratica dopo pratica, stiamo assestando tutto quello che c'è in ballo. E secondo me è anche una cosa positiva, anche perché si sono creati dei rapporti che vanno al di là della semplice telefonata in ufficio, Certo. dove parli di lavoro e basta normalmente. Sì, Quindi si spaziava anche per altre cose e si condividevano anche idee, pensieri, sensazioni. come diciamo, ci ha reso più umani. E
E credo, io devo dire che ho visto un settore molto unito, molto collaborativo in termini di filiera, sia in maniera verticale che orizzontale. In online, secondo me, l'ascolto è molto forte, l'idea di collaborazione con l'agenzia è un qualcosa di molto sentito già a priori, ma è un valore che secondo me si è molto rafforzato in questi mesi. Ed è importante perché comunque gli agenti di viaggio sono i nostri amici, il nostro unico canale. E in quest'ottica, che consiglio gli daresti agli agenti in questo momento? Che c'è ancora un po' di incertezza, ma a quanto pare ci sono i primi segnali di ripartenza. Di tenere duro, perché ne abbiamo passate tante, tante. Ogni volta ci sono sempre stati appunto gli scivoloni, nel senso che il nostro settore è quello che per primo ne risente. Ce l'abbiamo sempre fatta, questa è solo un pochettino più pesante delle altre, però ce la faremo anche questa volta. Se siamo uniti, sicuramente, se ci diamo man forte, non cominciamo ad andare ognuno per la parte contraria. Se siamo uniti, sicuramente ne usciamo. Ci vorrà del tempo questa volta rispetto ad altre occasioni. Io su quello non sono della tua idea, nel senso che rispetto ad altre crisi non è geolocalizzata, non è collegata alla violenza, è collegata alla paura, ma potrebbe risolversi anche da un giorno con l'altro, nel Ma senso no, quello sicuramente che sarebbe il non mentre plus ultra, nel senso. basterebbe la medicina. Io sono ottimista di mia natura, quindi, però rispetto ad altro, secondo me potrebbe risolversi, cioè potrebbe avere uno sviluppo più veloce, nel senso che secondo me la gente ha molto voglia di ricominciare a muoversi e viaggiare. No, quello sicuramente, secondo me lo grosso scoglio, cioè poi anche lì dipende, magari la paura non tanto dell'andare. Perché magari tanti, ho notato anche parlando con le agenzie, hanno paura del come arrivarci. Cioè, andare ci andrebbero, il problema sono tutte le incognite del come. Certo. Una volta che passa la paura di quello. Sì, credo che sia anche un'opportunità per le agenzie in termini di consulenza, competenza e quant'altro, molto importante. Sulla tua area non ne parliamo, ma anche proprio a 360 gradi. Secondo me in questo momento cioè, le agenzie potrebbero avere veramente un riscatto, cioè di tutte le persone che normalmente non utilizzano questo canale, perché probabilmente un po' di titubanza in più ci potrebbe essere a dire schiaccio un bottone e faccio da me. Sì, anche perché se sbagli lo scalo in questo momento lo finisci male. Questo 14 giorni da una parte, 14 giorni dall'altra, insomma, stai via 4 mesi per farti una settimana da qualche parte. Bene, ti ringrazio moltissimo, è sempre bello confrontarsi con te, e mi fa piacere che ti ho trovato sorridente e spero di rivederti presto. Speriamo. Un abbraccio, un saluto. Ciao. Ciao, un bacio.